il caso clinico che chiameremo il ritorno della studentessa. Un caso trattato vicino a Chieti, dove prestavo servizio fino al 31 ottobre del 21, a Pescara. Protagonisti, un professionista di elevato livello e di grande giro d'affari nella città di Pescara, che è la città più grande dell'Abruzzo, e sua moglie, lui circa 50 anni, lei poco più di 40, laureata a suo tempo in scienze dell'educazione. Era la laurea quadriennale che ha preso il posto per pochi anni di quella in pedagogia e che poi è stata, come tutti, quasi tutti i corsi preesistenti, rimescolata dalla riforma dell'autonomia universitaria della fine del secolo scorso di Berlinguer, scienze dell'educazione, comunque la laurea per i pedagogisti. A quel tempo non c'era il 3 più 2, è stato appunto introdotto alla fine del millennio. Chiamato da lei, da questa dottoressa, da questa signora, che si occupava di avviarsi all'esercizio professionale come pedagogista, prima che, parecchi anni prima che venisse la legge di riconoscimento con l'istituzione dell'ordine professionale dell'albo, dal 2013 questa, come tantissime altre professioni non ordinistiche, era regolata da una normativa che responsabilizzava le associazioni di categoria. Ecco, e lei operava nell'ambito delle associazioni di categoria assieme ad alcune colleghe, alcune compagne di studi e di applicazione, per diventare pedagogista. Persona di notevole tenore di vita, quello studio del marito rendeva moltissimo, non preciso nemmeno in quale settore fosse impegnato, ma si potrebbero fare diverse ipotesi. Comunque, è sempre per non rendere riconoscibile la persona della quale io parlo. Allora, questa signora si stava impegnando, aveva ripreso la sua attenzione per la pedagogia, che l'aveva tenuta occupata a partire dai 19 anni, nella quale si era laureata negli anni 90. Per la precisione, si era laureata all'Aquila, dove c'erano questi corsi di laurea, unica sede in tutto l'Abruzzo. Però, dopo, sposata con questo professionista che ha compiuto rapidamente una brillante, tra l'altro meritatissima, carriera, lei per un certo numero di anni ha ritenuto di dedicarsi prevalentemente alla cura dei figli, che però nel frattempo ormai erano cresciuti e di grandi cure non avevano più bisogno, preferivano autonomia, e fra l'altro dava una mano al marito, al di là del personale di amministrativo che il marito poteva avere nel suo studio, ci voleva una persona di fiducia che presidiasse la posizione in certi orari e che ricevesse delle persone in attesa che il marito tornasse da altri impegni fuori sede. Ecco, ci voleva insomma questa presenza, e questa presenza era stata indubbiamente preziosa e aveva gratificato entrambi. Lei non si sentiva sacrificata né per il fatto di essersi dedicata prevalentemente, anzi esclusivamente, alla famiglia, alla casa, secondo il più classico stile della coppia nucleare, della coppia a sovrapposizione, né di aver dato una mano al marito nella sua libera professione, nel suo esercizio professionale. Ma dopo i 40 anni, evidentemente, lei ha ripreso la sua cultura e l'attenzione per
l'esercizio professionale specificamente pedagogico. Per la precisione, lei si era occupata di pedagogia speciale, quindi di bisogni educativi speciali, diremmo oggi, e aveva una notevole competenza. Ovviamente nel frattempo qualcosa era evoluto anche potentemente, ma si trattava di una donna che aveva sempre studiato, che non faceva nessuna fatica a riprendere a studiare regolarmente e con profitto. Fin qua nessun problema. Ripeto, lei continuava a dare una mano al marito nella gestione dello studio, da persona che non era competente in quella professione, ma da persona di fiducia del professionista. Ma nel contempo, dedicava certamente la casa ai figli, ma molto di meno di quanto non avesse fatto per tanti anni, perché i figli oramai erano progressivamente autonomi e reclamavano libertà ed autonomia. Ora, attenzione, è un discorso che abbiamo già fatto oggetto di qualche cenno e che ancora troveremo, il discorso dei progetti di vita. Il fatto che in un certo momento della vita una persona dica che preferisce spendersi dentro la coppia, dentro la famiglia, dentro la casa, dentro la genitorialità ed eventualmente all'ombra del partner, non significa che la persona considera questa rinuncia alla realizzazione di se stessa come definitiva. È una rinuncia temporanea giustificata dalla particolare sistemazione familiare, in particolare dal fatto che lui per realizzarsi e per avere quella posizione che si è meritatamente conquistato ha dovuto spendersi con un enorme impegno in questa professione. E la moglie capiva perfettamente questo. Certamente ho dovuto fare io da sola, non perché fosse giusto così, non perché fosse femminile così, non perché fosse naturale così, ma perché così avevamo stabilito, perché lui potesse raggiungere quella posizione che poi ha raggiunto con la sua libera professione a beneficio di tutti. Bisognava secondarlo in questo. E fra l'altro i figli non hanno patito, questa è la parola della madre, non hanno patito il fatto che il padre fosse relativamente distante. Dico io, è un'osservazione che ho fatto io, e la signora ha concordato, ci sono figli che tutta la vita rimpiangono di avere dei genitori che non si sono realizzati e la cui frustrazione, la cui insoddisfazione, i cui insuccessi, la cui scarsa cospicuità nel mondo del lavoro pesa poi sui figli stessi. Certamente, comunque, qualunque cosa si voglia nella vita, qualche sacrificio bisogna farlo. Ebbene, quello è un sacrificio che abbiamo fatto tutti e volontariamente, io e i miei figli. Ma io a quel punto mi sono detta: io ho una cultura come pedagogista, ho una laurea. Adesso che tutto questo dispendio di risorse per la casa e per i figli non è più necessario, comincio a valorizzare anche questa cultura di me stessa, alla quale io non ho mai rinunciato definitivamente, non l'ho buttata via, l'ho accantonata, l'ho messa da parte. Ecco, l'unica cosa che non va in tutto questo discorso è che sarebbe stato da parlarne prima con il marito. Fatto sta che è venuto tutto insieme, così mi ha raccontato questa pedagogista, questa signora, sia la sua intenzione di ricominciare a studiare queste cose e di aggiornarsi in quel tipo di pedagogia della quale lei era già esperta e avrebbe potuto diventare ancora più esperta, e i contatti con le colleghe, con i colleghi, più donne che uomini, anche in Abruzzo, ecco, che si impegnano per affermare questa professione, anche con la struttura societaria che diventa la garanzia nei confronti dell'utenza per una professione non ordinistica, secondo una legge che risaliva al 2013, la legge 4 del 2013, una delle
ultime leggi di quella legislatura e di quel governo tecnico, come i nostri ascoltatori ricorderanno certamente. Ebbene, perché la signora si è rivolta a me? Perché si è trovata in tutta una serie di situazioni scabrose e critiche che il marito le ha buttato tra le gambe, come a farle lo sgambetto. Ecco, perché il marito sulle prime non solo non ha visto di buon occhio questo investimento della moglie in questa attività professionale, ma tendeva a impedirlo. Ha cominciato a non farsi trovare in certi orari in cui io dovevo riunirmi con le mie colleghe oppure avevo qualcuno con cui tenere un colloquio. Ecco, ha cominciato a dirmi io dovevo andare ad un corso d'aggiornamento, ad un congresso di pedagogisti di professione. No, in quei giorni devi essere per forza qui perché ho delle cose da fare. Mi sono accorta che sì, certamente c'era un problema di prestargli ancora quell'aiuto come persona di fiducia del quale aveva bisogno e che io sono decisa a prestargli volentieri. Però erano più le volte in cui lui costruiva a bella posta delle condizioni di non possibile soddisfacimento di queste necessità, ecco, delle coincidenze artatamente poste, in modo tale da impedirmi, da farmi lo sgambetto, mettermi i bastoni fra le ruote nella mia realizzazione professionale. E allora io dico, intanto parliamone insieme e vediamo un po' di rendere più consistente, più salda questa determinazione. Non serviva in realtà, era una pedagogista ed era rimasta pedagogista, anche se per poco meno di 20 anni non aveva fatto la pedagogista, ma la cultura era quella ed era rimasta. Probabilmente le era servita anche come madre e come collaboratrice professionale non specifica del marito. Non ha fatto nessuna fatica a riprendere a studiare e anzi dalle colleghe veniva fatta oggetto di una notevole stima, di un notevole credito. Ecco, il marito fa dei dispetti. Beh, ma proviamo a parlargliene perché è chiaro, per lei, signora, per te, collega, la ripresa dell'attenzione per la tua professione, per i tuoi studi è una cosa ovvia e scontata, ma per lui non lo è. Lui non si era mai reso conto che tu questa cultura l'avessi accantonata e l'avessi messa da parte. Tu o lei, e beh, con la colleganza veniva anche tu, come gli ascoltatori capiscono. Il marito se l'è trovata come un macigno davanti e beh, è vero, ha reagito in maniera discutibile e criticabile. Non c'è dubbio, ma perché lui stesso non era mai stato preparato a questa notevole modificazione degli assetti relazionali in famiglia, è per lui notevole perlomeno, e non c'è dubbio che per lui lo sia stata, bisognava parlargliene. Non gliene abbiamo parlato prima, è d'accordo, è sbagliato, però questo non vuol dire che non si debba, non si possa provare a parlargli adesso. D'altra parte, è una persona intelligente, è una persona di cultura, è una persona che nella gestione di questo tipo di problemi non dovrebbe avere nessun tipo di difficoltà. Ecco, parliamone. Parliamone. Ma non c'è mica voluto molto. Col marito in realtà è bastato pochissimo. Gli ho detto, ma scusi, sono andato nel suo studio, al studio del marito, ovviamente, a rendergli visita e anche per un colloquio, colloqui che quindi non tenevo solo nel mio studio all'università, ma anche in altre sedi dove la cosa era opportuna. Ebbene, lui aveva praticamente un piano intero di proprietà di un palazzo d'epoca, uno di quei palazzi pieni di stanze, letteralmente con un numero di stanze anche eccessive, se vogliamo. Bene, ne aveva restaurata una parte con gran cura, con grande perizia, e la parte dove c'era il suo studio, lo studio dei suoi collaboratori, la
tavolo della moglie, la segreteria per le impiegate, la sala d'aspetto, però c'erano delle altre stanze. E allora dico, ma perché non restaurate anche queste? E non mettete fuori un altro cartello? Certo, per la gente sarà un po' strano che un professionista come lei, che cos'era? Avvocato, notaio, commercialista, consulente, ingegnere, architetto, non importa, non importa. E avesse di fianco anche il cartello pedagogista, con orari diversi e le generalità della moglie e anche il cognome del marito, il cognome suo ovviamente, come anche rimarcatura di una professionista che ha una sua autonomia in tutti i sensi e non ha certamente bisogno che ci aggiungiamo questa. Ebbene, restauriamo un altro paio di stanze. Il posto c'era, ce n'era più che abbondante. Si può fare lo studio della moglie, si può fare un'altra sala d'aspetto, si può fare un archivio oppure una specie di biblioteca dove si può riunire anche con le sue colleghe e c'è ancora spazio. Nei muri fuori, come i cartelli, eccetera, il problema si risolve subito. Innanzitutto, io non lo sapevo e non vi posso neanche dire i dettagli organizzativi. Ma il marito ha capito subito che poteva creare in questo modo anche l'occasione per una convenienza dal punto di vista fiscale. Non chiedetemi di più. Non è la mia materia, ma lui ha trovato in che modo far tornare meglio anche i bilanci del suo studio, dello studio che in origine era solo suo e a quel punto erano i loro studi, secondo una struttura societaria che io ho rinunciato a voler capire, ma che lui ha visto subito e si è reso subito conto che era conveniente anche per lui. La moglie era lì, quindi se occorreva che lei ricevesse un cliente, intrattenesse uno in attesa, eccetera, poteva farlo. Questo non era di per sé nocivo ad un buon esercizio professionale, specificamente pedagogico, anzi, il nostro setting è meno formale e meno rigido e meno costellato da impedimenti e da complicazioni e orpelli di vario tipo, per carità. E quindi immediatamente tutto bene? No, addirittura tutto meglio. Perché il marito l'ultima volta che l'ho incontrato, poi lei l'ho incontrata ancora, sì, e ho visto che continuava a lavorare nel territorio. Il marito mi ha detto, mi ha fatto ritrovare la mia giovane fidanzata, che attendevo il venerdì sera che tornasse quando era lì a frequentare dall'Aquila dove studiava appunto. Scienze dell'educazione, dove studiava pedagogia, l'ho rivista giovane a 20 anni. Ho rivisto la mia fidanzata. Ecco, in pratica, il ritorno ogni venerdì dalla frequenza dei corsi universitari all'Aquila era anche l'avvenuto ritorno di quella ragazza della quale lui si era innamorato 20 e più anni prima. Il ritorno della pedagogista, per il bene di tutti.